È dolore ai piedi, chi dopo una lunga giornata in piedi non ne ha sofferto, non vi dovete preoccupare, qui con noi c'è il dottor Valerio Ponti, benvenuto, c'è anche il nostro Massimiliano Rosolino, io ricordo il dottor Ponti è il presidente della Società Italiana di Podologia. Buonasera. Beh, dobbiamo parlare di un problema molto comune, allora sfruttiamo subito il nostro Massimiliano. Esatto, vita scalzo, però adesso ho riscoperto una nuova vita veramente da runner. Quindi, una seconda insomma, vita da runner. Da un momento all'altro, insomma, credo che sia importante. E bisogna vedere esattamente come appoggia il tuo piede. E questa sera ti faremo un check-up ai tuoi piedi. Allora, possiamo... Posso creare? Esatto. Ok, io sono curioso. Perché noi abbiamo un po' ricreato, come vedi, un po' l'ambiente, il suo ambulatorio, caro dottor Ponti. E iniziamo subito a capire come si fa una visita quando nel suo ambulatorio viene una persona e lamenta dolore ai piedi. Che cosa si fa? Allora, si inizia sicuramente con l'esame obiettivo. L'esame obiettivo parte da un esame obiettivo fuori carico. Quindi per prima cosa andiamo a ispezionare, a palpare il piede dei nostri pazienti. In primis la cute, l'organo più grande del nostro corpo, quindi dobbiamo prestare particolarmente attenzione alla cute, con tutti i suoi annessi cutanei, specialmente per un corridore. Molto importante diventa la lamina ungueale, perché sono molto soggetti a traumi durante la corsa. Infatti si vede un bel trauma sul primo. Si vanno a ispezionare tutti gli spazi interdigitali del nostro paziente, perché è un punto che molte volte ce ne dimentichiamo, anche quando magari facciamo la doccia. Sta dicendo che trovate di sporchi, sta dicendo... No, dai. Però li dobbiamo curare. Li troviamo umidi. Troviamo, sì, è vero, si asciugano. Non prestiamo attenzione a una corretta asciugatura del piede che può provocare, specialmente agli sportivi, la famosa tigna pedis. Esatto. Hai mai sofferto tu? Insomma, sì, sei vissuto in piscina. Di 12 anni, che ovviamente soffre, non si cura e gode nel poi asciugare in maniera... Non si fa, non si fa. Diamo due minuti in più di attenzione ai nostri piedi. Esatto. Analizzata la cute, andiamo a mobilizzare il nostro piede, andiamo a vedere tutte le varie movimenti che può fare il nostro piede, quindi di flessa estensione, lateralizzazione, per andare ad assaggiare anche tutte le sue strutture articolari. Molto importante andare a mobilizzare tutta la parte metatarsale e vedere se ci sono delle sofferenze cutanee molto comuni, sono le famose iperkeratosi, le callosità. Anche detto, poi di nomi gliene diamo tantissimi, ce ne sono tanti, però cos'è l'iperkeratosi? È la manifestazione clinica di un problema, non è di per sé la problematica, non è una problematica estetica, ma ci sta a indicare che il piede in quel punto sta subendo, sta soffrendo un ipercarico, uno stress meccanico. Quindi, ma non finiamo qua, perché questo è l'inizio. L'analisi clinica ha portato anche che cosa? Allora, da qualche tempo ci avvaliamo anche dell'ecografia, chiaramente per noi non è lo strumento diagnostico, ma ci permette di vedere all'interno. Sempre abbiamo qui chi meglio di Massimiliano, uno sportivo, quindi molte volte patologie muscolari, tendine del nostro piede, fino ad oggi eravamo abituate a vederle dall'esterno, oggi grazie all'ecografo abbiamo la possibilità anche di andare a assaggiare meglio come sono composte queste strutture. Allora, facciamo l'ecografia sul piede di Massimiliano. Vediamo come siamo messi. Io morirei, soffro di solletico i piedi. È vero. Mamma invece mia, adoro. Potrei mai farlo. Ti devo sporcare un pochettino il piede. Il massaggio ai piedi è una goduria. Altro che quello noi... Non prendeteci per la gola, prendeteci per i piedi. Facciamo... Ecco, questa è l'ecografia, che cosa stiamo vedendo, dottor Ponti? In questo caso stiamo andando ad osservare com'è la fascia plantare del nostro atleta, perché ecco, molte volte, specialmente negli sportivi, andiamo incontro a fasciopatie plantari. Quindi grazie a questo strumento possiamo osservare se la fascia plantare ha uno spessore fisiologico, oppure se abbiamo degli infiltrati, se abbiamo magari anche delle zone di infiammazione. È molto importante, quando si utilizza questo mezzo, andare sempre a fare una comparativa con l'altro controlaterale. Ecco, che cosa possiamo commentare, mi scusi, dottor Ponti, le immagini, allora, che stiamo vedendo? Senza vergogna, dottor, se non è bello, non lo può dire. Innanzitutto non ha sintomatologia, dobbiamo chiedere se innanzitutto ha qualche dolore. Mi è capitato, e per fortuna da parecchio tempo uso un piccolo rullino, dove spesso, un rullino significa un rullo piccolo, abbastanza rigido,
che permette appunto di massaggiare sotto l'arco plantare, quindi che sia dovuto alla corsa o comunque soltanto a una routine quotidiana, riesce a decontratturare, levare quella sensazione che spesso capitava di estrema tensione. È molto importante, tutta la terapia fisica, tutto quello che può riguardare lo stretching della fascia plantare, loggia posteriore, è fondamentale, specialmente negli sportivi. Nel suo caso la fascia plantare sembrava di una buona conformazione, non abbiamo valutato lo spessore, non abbiamo fatto un esame ecografico, ma non ci sono problematiche che possono far fare altri meno 200.000 km. Però, dottore, non finisce qua. Allora, passiamo la carta, magari, e asciughiamo perché ci dobbiamo spostare. Sì. Perché noi qui abbiamo ricreato proprio l'ambulatorio del dottore per far capire proprio a casa come si esegue una visita completa. Allora, dottore, venga con noi anche perché lei ci ha portato questa pedana. Ecco, Massimiliano, come si deve mettere? Allora, lo facciamo. Adesso iniziamo la parte dell'esame obiettivo in carico, perché poi il piede è importante che va visto quando, quando lavora. Quindi lo facciamo accomodare su questa pedana. Ecco, che cos'è esattamente? Allora, questa è una pedana baropodometrica. Chiaramente qui per comodità abbiamo portato una pedana piccola. Oggi abbiamo veramente a disposizione dei mezzi veramente innovativi, un tapirulan baropodometrico. Abbiamo le suolette computerizzate da mettere addirittura nelle scarpe del nostro paziente, mandarla a correre sul suo terreno dove corre abitualmente, ci registra l'esame, è tornato in studio. Addirittura? Adesso sì. Una specie di holter per i piedi. Esatto, un holter per i piedi. In questo caso iniziamo con un esame, un esame statico, quindi facciamo accomodare in posizione comoda del paziente, andrebbero fatti 2-3 bei respiri profondi per andare un pochino a sciogliere anche tutte le tensioni e si vanno ad acquisire delle immagini, i dati. Quanto ci mette su? Ecco, allora, nell'esame statico è molto veloce, dipende che tipo di esame dobbiamo fare. L'esame statico è molto veloce, poi avremo anche un esame dinamico perché possiamo andare a vedere anche come il nostro paziente va a camminare, che risulta ancora più importante dell'esame statico perché noi stiamo poche volte fermi, certo. Quindi dobbiamo vedere il nostro paziente come va a svolgere il ciclo del passo. Ci consente di vedere proprio i chilogrammi peso che va a esercitare su ogni centimetro quadrato del piede e poi chiaramente questo ci consente di vedere come sta. Io mi leggo, va bene, come se fosse una specie di cartomante. No. Vedo che il piede è sinistro, questo è sinistro, giusto? Sì, sinistro e destro. Il sinistro, io vedo il sinistro, diciamo, ha un peso, il peso sta più sul sinistro, prima di tutto, giusto? Allora, ci riporta tutti i dati poi sulle parti laterali. Facciamo prima. Ok, il sinistro sta caricando. Esatto. Ha un po' di timore, non so per quale motivo. 47,5% a sinistra nella sua totalità contro un 52,5% a destra. Poi ci divide la porzione del piede in retropiede e avampiede. Ci dà il carico avampodalico e il carico retropodalico. Abbiamo un rapporto di 49 a 51, quindi nel tuo caso stai dando un pochino troppo carico sull'avampiede di sinistra. Diciamo che i valori fisiologici... I mignolini appunto stanno sfiorando il terreno. Quasi non toccano, ma quello può essere quasi normale. Comunque è un buon appoggio. In più ci dà i nostri baricentri corporei, chiamiamoli così, i centri pressori del piede destro, il baricentro corporeo, l'asse mediano del nostro corpo e il piede sinistro. Sei abbastanza allineato, nessuno di noi è perfettamente in squadra, hai leggermente un po' il baricentro corporeo che tende un pochettino verso sinistra e le impronte dei due piedi, come puoi vedere, non sono uguali. Hai un piede che tende più a medializzare, ad andare verso l'interno, e l'altro invece che ha un asse sicuramente più corretto. Però questa è la postura quando lui, insomma, Massimiliano è fermo nella posizione statica. Adesso lo facciamo camminare. Può cominciare tranquillamente a camminare avanti e indietro, esce fuori dalla pedana. Ah, posso? e riparti, cominci a fare pure tranquillamente avanti e indietro, intanto lui comincia ad acquisire. Beh, lui è abituato a correre, così lo stiamo costringendo. Faccio due passaggi di corsa. Abituato a correre. Ecco, corriamo anche. Così facciamo vedere anche come corre. In questo momento può analizzare anche la corsa, per esempio, Massimiliano? Altri tipi di pedane sì, perché chiaramente, per esempio, il tapirulan, c'è questo nuovo sistema che su un tapirulan è stata installata la baropodometria. Ma dove fa una camminata da spiaggia? No, cerchiamo sempre di far camminare. No. Ci dica lei quando si deve fermare. Può tranquillamente fermarsi. Chiaramente questo tipo di esame ha bisogno di un pochettino più di tempo per trovare dei dati che possono poi essere significativi ed analizzati.
Ok, per cui non ci racconta niente? Ha un piede, si definisce pronato, certo. Quindi ha un buon arco plantare, fuori carico, anche perché chiaramente ha un ipertono muscolare, essendo uno sportivo, quindi tutti i muscoli del compartimento posteriore, della loggia posteriore, tibiale posteriore, tricipite surale, riescono a sostenere bene il suo piede, però quando va in carico, specialmente il piede destro, tende un pochettino ad andare sulla parte posteriore, sul calcagno, ad andare verso l'esterno. Magari lui sentirà un pochettino anche invece l'avampiede che tende un po' a andare esternamente. Questo perché? Soprattutto quando vado più veloce, ho notato. Quando acceleri. Infatti, le scarpe si consumano di lato. Più lateralmente. Quella è data anche dalla proiezione, dalla forza vettoriale di carico. Il nostro piede, quando va tendenzialmente, il retropiede, quando va tendenzialmente in valgo, scarica le forze tendenzialmente più laterali alla scarpa. Consideriamo che tutti noi consumiamo il tacco lateralmente perché tutti noi abbiamo un valgismo fisiologico che varia dai 3 ai 7. Non ci dobbiamo preoccupare. Non ci dobbiamo preoccupare. Anche nella scelta delle scarpe, però, la scelta delle scarpe bisogna fare attenzione. La scarpa è fondamentale, la scarpa di tutti i giorni, ma soprattutto... Le donne lo sanno bene. Le donne, gioie e dolori, le scarpe. Più dolori che gioie. Grazie al dottor Conti.